Buon pomeriggio dalla nostra redazione, bentrovati a un nuovo appuntamento con Prato 7 per ripercorrere i fatti salienti avvenuti nel corso della settimana che sta per terminare. Andiamo a ritroso, iniziamo dal lunedì 3 settembre, quando un detenuto del carcere della Dogaia di Prato ha aggredito violentemente a più riprese quattro poliziotti penitenziari. La motivazione è la messa negata per motivi di sicurezza. Vediamo. Quattro poliziotti penitenziari aggrediti da un detenuto, uno di loro ferito alla gola a colpi di lametta. Il violento episodio è avvenuto ieri mattina all'interno del carcere della Dogaia. A denunciarlo è stato il segretario generale dell'organizzazione sindacale autonoma Polizia Penitenziaria, Leo Beneducci. Secondo quanto riferito dal sindacato, al detenuto, un cittadino sudamericano in passato protagonista di altri atti di violenza, tanto da avere subito vari spostamenti in diversi istituti di pena, non sarebbe stato consentito l'accesso alla messa della domenica per le incompatibilità con altri reclusi. Da qui la violenta reazione del detenuto che si è scagliato a più riprese contro gli agenti, trasportati poi in ospedale per le cure del caso. Uno di loro, ferito alla gola, è stato dimesso nel pomeriggio con una prognosi di 21 giorni, ha riportato anche la lussazione a una spalla. Per gli altri tre la prognosi va dai 7 ai 10 giorni. Secondo il sindacato, già sabato sera si erano verificati scontri tra compagini rivali all'interno del carcere. Si tratta dell'ennesimo episodio in cui i poliziotti penitenziari devono affrontare del tutto a mani nude i soggetti più violenti, spesso armati di spranghe, lamette, fornelli, coperchi di scatolette e carrelli, denuncia ancora Beneducci, che chiede interventi concreti. L'ipotesi di reato formulata dal sostituto procuratore Lorenzo Boscagli nei confronti dell'aggressore, un 51enne di origini statunitensi, è di tentato omicidio, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Numerose le reazioni da parte delle istituzioni e della politica, con il sindaco Matteo Biffoni che parla di episodio inaccettabile. Il primo cittadino chiede al Ministero di Giustizia un segnale concreto per la Dogaia, volto a risolvere i problemi di sovraffollamento del carcere pratese. Solidarietà e vicinanza agli agenti feriti viene espressa dal deputato di Forza Italia Giorgio Silli. Se il governo c'è, batta un colpo, la sicurezza degli agenti della polizia penitenziaria deve essere priorità assoluta, afferma Silli, ricordando di aver presentato a riguardo una interrogazione parlamentare, ma di non aver ricevuto alcuna risposta da parte dell'esecutivo. Patrizia Ovattoni, segretario provinciale della Lega, confida invece sul lavoro del vice premier Salvini per l'applicazione di quanto stabilito nel contratto di governo in materia di ordinamento penitenziario, ovvero poter far scontare la pena nel loro paese di origine al maggior numero di detenuti stranieri, che a Prato sono circa il 50% del totale. Sulla vicenda interviene anche la FIPCGL. Il sindacato sottolinea di aver più volte segnalato, oltre che con documenti, anche con manifestazioni pubbliche, le principali criticità del carcere di Prato, ma nulla è stato fatto dalle autorità competenti. E sempre lunedì il Comune di Prato ha eseguito lo sgombero forzoso dello stadio Lungo Bisenzio. Si conclude così una vicenda che andava avanti da settimane e che ha contrapposto l'amministrazione comunale e la CIP Prato. I fabbrichi arrivano con piede di porco e martello, forzano il cancello e riconsegnano il Lungo Bisenzio al Comune. È la scena che si è verificata questa mattina, quando i funzionari dell'amministrazione si sono presentati allo stadio per riprendere possesso della struttura. Dopo l'ordine di sgombero fatto per venire a Paolo Toccafondi, stamani il patron del Prato avrebbe dovuto riconsegnare la struttura. All'appuntamento delle 10 però non si è presentato nessun esponente della società, così i tecnici hanno dato seguito allo sgombero coatto, procedendo a forzare i cancelli. Allo sgombero ha preso parte anche la polizia municipale, intervenuta per controllare eventuali situazioni critiche. Tutto però si è svolto in tranquillità davanti ad alcuni curiosi. Una volta all'interno i tecnici hanno fatto l'inventario delle cose presenti, mentre i fabbri dovranno cambiare le numerose serrature di porte e cancelli. Si conclude così una vicenda che va avanti da settimane e che ha contrapposto l'amministrazione alla CIP Prato. Lo sgombero era stato deciso dal comune dopo che lo scorso 20 agosto Toccafondi aveva deciso di non riconsegnare la struttura all'amministrazione, dopo che questa aveva revocato al Prato la gestione del Lungo Bisenzio. La mancata disponibilità dello stadio ha finora precluso al Prato la possibilità del ripescaggio, sul quale pende un ricorso al TAR della Toscana, la cui pronuncia è attesa per il 12 settembre. Un'ipotesi che appare però remota, mentre nel frattempo il Prato è già stato inserito nel girone E di Serie D, campionato che gli spetta dopo la retrocessione sul campo. L'amministrazione invece torna in possesso della struttura ed è pronta a indire un bando per la gestione dello stadio. E sempre lunedì 3 settembre ci siamo occupati della riapertura dell'ex cinema Excelsior di via Garibaldi, che ha riaperto appunto con un evento eccezionale dedicato al chitarrista inglese Nick Drake. Vediamo. Credo sia
fosse semplicemente molto bello e affascinante portarlo dal vivo, così come a noi sarebbe piaciuto da suoi fan poter ascoltare le sue canzoni dal vivo suonate da qualcun altro che comunque cerca di restituire quella magia. Noi nel nostro piccolo proviamo a farlo. Le poltrone ancora impolverate, il vecchio bancone, lo schermo su cui tanti pratesi hanno assaporato le immagini di film e vecchie pellicole, tutto arricchito da note, musica e tanta emozione. È stato il concerto dedicato al cantautore e chitarrista inglese Nick Drake a segnare la riapertura ieri pomeriggio della sala Garibaldi dell'ex cinema Excelsior, un tributo speciale portato in scena da Rodrigo D'Erasmo, violinista degli After Hour, e Roberto Angelini, e reso ancora più suggestivo dalla storica location, chiusa ormai da 9 anni, e che presto cambierà volto grazie all'impegno della giovane società Civico 69. Gli spazi torneranno a vivere sia di giorno che di sera. Sarà uno spazio polifunzionale. Il nostro obiettivo è quello di mantenere una funzione dedicata alla cultura e anche al cinema. Avrà una programmazione cinematografica in alcuni giorni della settimana, ci saranno delle rassegne pensate ad hoc, quindi tematiche, ci saranno delle nuove tecnologie che ci permettono di trasmettere in video, in diretta, gli eventi internazionali, gli eventi di inaugurazione alle Olimpiadi, l'opera, i grandi concerti, ma ci sarà soprattutto uno spazio dedicato allo spettacolo dal vivo, quindi alla musica dal vivo, al teatro, la possibilità di fare meeting, incontri, convegni. La struttura verrà dotata di un palco che appunto attualmente non esiste. Il progetto, che prevede anche la realizzazione di un bar e di un bistrò, è stato sposato anche dal MIBACT, che lo ha scelto insieme ad altre 6 proposte in Italia. Il contributo di 800.000 euro permetterà di sostenere la rinascita dell'ex Excelsior. Tra una decina di giorni inizieranno le operazioni di sgombero, i lavori partiranno nel gennaio del prossimo anno per arrivare a tagliare il nastro nell'ottobre 2019. Il foyer del cinema del Palazzo Buonamici Nencini, risalente alla fine del 1800 e vincolato dalla soprintendenza, sarà invece sottoposto al restauro. Che cosa le ricorda questo cinema? I primi tempi in cui mi sono trasferito a Prato, nei primi anni 2000... diciamo i primi giri per il centro della città, cominciare a conoscere Prato, e questo diciamo era un passaggio quasi obbligato per conoscere il centro città e Prato in generale. Che poi erano dei poi di cinema quando venivo qui, in cui si poteva vedere lo stesso film nella stessa giornata più e più volte, quindi mi ricordo ci ho visto Rocky 4 almeno mi pare 3 volte a fila nella stessa giornata. Il fatto di avere una sala per concerti da 500-600 posti è una cosa che assolutamente manca, non dico a Prato ma proprio in tutta questa parte della Toscana. E passiamo adesso a martedì 4 settembre, quando nel giardino del Palazzo Buonamici si è tenuta una festa per dire bravi a tutti gli studenti pratesi che hanno superato la prova di maturità con una votazione che va da 90 a 100. Hanno studiato, si sono impegnati e i risultati sono arrivati. Sono i diplomati eccellenti, gli studenti pratesi che hanno superato la prova di maturità con un punteggio compreso tra 90 e 100 e che ieri hanno invaso il giardino Buonamici in occasione di Mi merito una festa. Il tradizionale appuntamento pensato per dire bravi a tutti i ragazzi e per riconoscere il loro impegno. Vedersi riconosciuto questo grande impegno di 9 mesi l'anno, con questa grande cerimonia che ci raccoglie da tutte le scuole, tutti qui insieme, ecco, è un momento davvero bello, un bel ricordo poi anche per il futuro. Com'è andato l'esame di maturità? Era come te lo aspettavi? Diverso? Ma diciamo che l'ho vissuto con il giusto equilibrio fra terrore e tranquillità, quindi una maturità un po' come l'avevo sperata, ma anche diciamo piena di sorprese. Sono molto felice di partecipare, la maturità è stata un'avventura insomma non molto semplice, ma sono soddisfatta del punteggio ottenuto. Sono pronta per l'avventura universitaria, già da settimana prossima inizio le lezioni di fisica e non vedo l'ora insomma di iniziare. Ed è tempo di pensare al domani, tanti sogni nel cassetto e idee ben chiare sul futuro. Vado a fare ingegneria informatica a Firenze, ho già fatto il test e quindi sono sicuro di entrare. E sono abbastanza convinto, quindi per me non è un problema. Poi probabilmente farò la magistrale fuori, non a Firenze. Sono indecisa tra 2 facoltà, o fisica o chimica, e ho già fatto il test, quindi ora si tratta solo di scegliere. Penso più fisica però. Sono stato molto soddisfatto del voto di uscita, ho anche studiato abbastanza, comunque adesso siamo qui a festeggiare tutti insieme e domani abbiamo il test di medicina, quindi
adesso si pensa all'università e si spera di entrare a medicina. Sono contento di essere qui, di essere primato, comunque sia. 60 non fa paura e 100 non fa cultura. Mercoledì 5 settembre invece il governo Conte ha rimesso in discussione l'ampliamento dell'aeroporto di Peretola e ha detto da rivedere l'intero piano nazionale degli aeroporti. Vediamo. Il governo Conte rimette in discussione l'ampliamento di Peretola. Alla vigilia dell'avvio della conferenza dei servizi, fissata per venerdì 7 settembre, in una nota l'Ente Nazionale Aviazione Civile comunica alcune novità legate alla Project Review voluta dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. Una riflessione circa la rilevanza dell'infrastruttura che sarà lunga e complessa e si articolerà anche approfondendo le istanze dei portatori dei vari interessi implicati. Due le novità introdotte dal governo che complicano i piani di Toscana Aeroporti. Il ministro delle Infrastrutture, scrive ENAC, ha manifestato l'intenzione di rivalutare lo scenario della rete aeroportuale italiana disegnata dall'attuale Piano Nazionale degli Aeroporti, approvato nel 2015. Si tratta del piano che aveva sancito l'interesse strategico nazionale del sistema aeroportuale toscano Firenze-Pisa ed era il presupposto fondamentale per il cofinanziamento pubblico dell'opera. La seconda novità è l'ingresso di un nuovo organismo tecnico al fianco della Conferenza dei Servizi e dell'Osservatorio Ambientale che dovrà pronunciarsi sull'ampliamento di Peretola, ovvero il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Un parere, quest'ultimo, non previsto dalla norma, ma voluto dal ministro Toninelli, ferme restando le valutazioni da effettuare circa la compatibilità comunitaria, perché il potenziamento dell'infrastruttura è finanziato in parte dai contributi pubblici. Prima della presa di posizione di ENAC, sulla questione erano intervenuti i comuni di Sesto Fiorentino, Prato, Poggio a Caiano, Carmignano, Campi Bisenzio, Calenzano e Signa, contrari alla realizzazione della nuova pista. I sette comuni esprimeranno parere negativo alla conferenza dei servizi sull'ampliamento dell'aeroporto di Peretola. Accanto alle contrarietà politiche su un'opera che riteniamo sbagliata anche da un punto di vista dell'impatto sul tessuto produttivo per l'economia del nostro territorio, ci sono poi motivazioni prettamente tecniche che riguardano gli aspetti urbanistici, gli aspetti della pianificazione territoriale, il fatto che vada a sostituirsi a quello che doveva essere il Parco della Piana, il fatto che accanto al polo scientifico universitario sorgerà, se dovesse andare avanti il progetto, una duna antirumore alta 10 metri, pari a un palazzo alto 3 piani, per 1500 metri, parallela alla pista, che la strada che collega adesso Sesto allo Smannorio sarebbe completamente stravolta, non esisterebbe più e dovrebbe circumnavigare la pista. Insomma, motivazioni che riguardano anche gli aspetti trasportistici che tutti insieme hanno fatto esprimere un parere al nostro ente contrario rispetto al masterplan. E ancora mercoledì ci siamo occupati della Palla Grossa, un tratto di Viale Galilei, infatti in occasione delle partite sarà off limits per il mercato del lunedì, ecco quindi tutte le modifiche alla viabilità. Chiuso il festival Settembre Prato e Spettacolo, si pensa già alle sfide della Palla Grossa. Lavori in corso in piazza del Mercato Nuovo, dove si procede con l'allestimento di tribune e arena. Sarà l'associazione romana La Platea, aggiudicatrice del bando, ad occuparsi dell'organizzazione complessiva del torneo. Il via è previsto per domenica 9 settembre con le due semifinali rossi contro verdi alle 18 e gialli contro azzurri alle 21. La finale tra le due squadre vincitrici si terrà invece sabato 15 settembre alle 21. Per permettere lo svolgimento della manifestazione, il mercato di lunedì prossimo, 10 settembre, subirà alcune modifiche che non hanno mancato di sollevare polemiche negli scorsi mesi da parte degli ambulanti. Una porzione dei banchi sarà trasferita per la sola giornata in piazzale del Ponzaglio e in un tratto di viale Galilei. Scatteranno quindi alcuni divieti e inevitabili ripercussioni sulla viabilità. Attenzione quindi alle novità. Dalle 5 alle 16 di lunedì sarà attivo il divieto di sosta e transito in viale Galilei nel tratto compreso tra l'intersezione con via Proche e l'intersezione con via Terracini. Gli operatori dovranno installare le strutture in modo da lasciare liberi gli accessi alle proprietà private e agli stalli adibiti alla sosta degli invalidi muniti del contrassegno. Durante la chiusura, il traffico proveniente dal centro città con direzione Prato Nord sarà deviato in piazza Ciardi e indirizzato su via Bologna, mentre i mezzi provenienti dal lato Ponte Datini, da viale Galilei, saranno deviati in via Terracini, Targetti e Mozza sul Gorone. E passiamo adesso a giovedì 6 settembre, quando al Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci si è tenuta l'inaugurazione di una nuova mostra, la mostra della collezione di Alessandro Grassi. Vediamo.
È una mostra che ricorda la figura di un industriale, Alessandro Grassi, che si è affermato con una impresa che produceva colori tipografici e contestualmente ha creato una collezione privata molto importante, considerata tra le più significative degli anni Ottanta. E abbiamo avuto la possibilità di entrare in contatto con gli eredi di Grassi, che è nativo di Prato ed è morto in Toscana, quindi sono di queste parti originari, e ci hanno lasciato incomodato 35 opere, un segmento di questa raccolta. Abbiamo quindi deciso di dedicare a questa collezione, in sintesi, di provare a ricostruire la memoria di una passione, che è quella per l'arte, per il colore, da parte di un privato eccellente che ha le proprie radici nella nostra città, che ha lavorato, possiamo dire, in anticipo e in parallelo con quello che è avvenuto qui a Prato, dove il collezionismo privato ha fatto sì che nascesse il progetto nel Museo Pecci. Questa mostra permette di mostrare al pubblico cose che altrimenti sarebbero nelle case di privati, tra cui alcuni capolavori, Andy Warhol, Kate Haring, Mario Schifano, per citare alcuni degli artisti presenti in mostra. E venerdì 7 settembre ci siamo occupati dei capolavori della Galleria degli Alberti, che sono tornati finalmente a casa in occasione della festa della città. Vediamo. I capolavori della Galleria degli Alberti tornano visibili al pubblico e lo fanno nel giorno della festa di Prato. Grazie ad Intesa San Paolo, proprietaria del palazzo, le opere più importanti saranno visitabili a cavallo della festa della città. La mostra, aperta fino a domenica con visite guidate gratuite, raccoglie 11 opere, 9 dipinti, tra i quali la Crocifissione del Bellini, la Coronazione di Spine di Caravaggio e la Madonna col Bambino di Filippo Lippi e 2 sculture di Lorenzo Bartolini. Un ritorno a casa per il momento temporaneo, anche se Banca Intesa sembra avere le idee ben chiare sul futuro delle opere della galleria, che presto potrebbe ricomporsi per intero, con un ingresso appositamente dedicato. Quello che mi piace sottolineare è che tra la fine del 2018 e gli inizi del 2019 sarà riaperta la galleria, l'intera galleria, a disposizione appunto della città di Prato, dei visitatori di Prato. E questo nel rispetto di quelli che sono i principi, le linee guida del progetto cultura del nostro gruppo. La battaglia per far tornare stabilmente la collezione a Prato è nata anche grazie alla campagna di informazione del settimanale Toscana Oggi, rilanciata con forza da TV Prato. Il sindaco Matteo Biffoni, sottolineando il lavoro prezioso di Banca Intesa, ha parlato di carezza fatta al territorio. È un meraviglioso regalo per la festa più importante di Prato. Avevamo chiesto questo piccolo miracolo, di provare ad aprire, almeno esponendo le opere più importanti, le 3 opere più importanti soprattutto per la nostra festa. Sono stati tutti di parola e oggi riusciamo a mettere a disposizione della nostra comunità questi straordinari capolavori, in attesa appunto del corteggio, durante, prima, insomma, secondo me è un bellissimo momento per tutti noi. Un'opportunità straordinaria per tutti i pratesi e non solo, che fino a domenica potranno ammirare opere di grande valore. Preghiamo per Papa Francesco e per la purificazione della Chiesa dagli scandali e dalle divisioni. È questo l'invito che ieri, in occasione della festa della Natività di Maria, ha rivolto il Cardinale Bassetti a tutti i pratesi presenti al solenne pontificale. Ascoltiamo. Dinanzi alla venerata Sacra Cintola ha chiesto di pregare per Papa Francesco e per ogni cristiano che soffre nel corpo e nello spirito, anche a causa degli scandali e delle divisioni nella Chiesa. È l'invito che il Cardinale Gualtiero Bassetti ha rivolto ai pratesi riuniti in cattedrale questa mattina nel giorno della Natività di Maria, ricorrenza conosciuta in città con il nome di Madonna della Fiera. L'Arcivescovo di Perugia e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana è stato l'ospite d'onore della festa di Prato, chiamato dal vescovo Franco Agostinelli a presiedere il solenne pontificale della ricorrenza. Gli scandali e le divisioni nella Chiesa non sono purtroppo un fatto nuovo, tuttavia quando avvengono ci amareggiano e ci fanno soffrire, come nell'ora presente. Ed oggi qui, dinanzi alla venerata Sacra Cintola, vorrei con voi, carissimi fratelli e sorelle, supplicare la Santa Madre di Dio perché intervenga ancora per far scaturire quel vino buono
che è fonte di amore, di pace e di riconciliazione. Per questo il Porporato ha invocato la protezione della Sacra Cintola Mariana, la preziosa reliquia custodita da secoli nella Cattedrale di Prato, il simbolo civile e religioso che unisce la città, omaggiato anche da Papa Francesco durante la sua storica visita avvenuta il 10 novembre 2015, un evento ricordato anche da Bassetti. La Sacra Cintola, ci ricorda ancora il Papa, richiama anche il gesto compiuto da Gesù durante la sua cena pasquale, quando si strinse le vesti ai fianchi come un servo e lavò i piedi dei suoi discepoli, perché, come ha fatto lui, facessimo anche noi. La messa solenne è stata concelebrata da 6 vescovi, tra questi anche l'emerito di Prato, Monsignor Gastone Simoni, e dai sacerdoti della diocesi. Al termine della messa il cardinale ha mostrato la reliquia ai malati presenti in cattedrale, grazie ai volontari dell'Unitalsi. Poi sul sagrato del Duomo si è rinnovata un'altra importante tradizione, la consegna dei ceri votivi per la cappella del Sacro Cingolo, donati dall'amministrazione comunale, presente in chiesa con il sindaco Matteo Biffoni e numerosi membri della giunta. E questa era l'ultima notizia, Prato 7 termina qui e vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 20:30 con il telegiornale. Grazie per averci seguito e arrivederci.